Buonasera ragazzi, bentornati sul canale e benvenuti in questo nuovo video in cui, come avrete letto dal titolo, andremo a recensire il senza tempo per spiegare. Fucile esotico a impulsi, ritornato a Destiny 1 con l'espansione di Oltre la Luce. Prima di iniziare però, come al solito, vi ricordo di iscrivervi al canale se ancora non l'avete fatto, di attivare la campanellina per rimanere sempre aggiornati sui video in uscita. Detto questo, iniziamo. Senza tempo per spiegare, come ho già detto, impulso esotico proveniente da Destiny 1, che però in Destiny 2 è stato totalmente stravolto. Il perk esotico di quest'arma è abbastanza simile a quello di Destiny 1, tuttavia il suo secondo è totalmente nuovo. Infatti quest'arma ci permetterà di far tornare nel caricatore i colpi precisi oppure quelli sparati contro nemici congelati o rallentati dalla stasi. Quello più interessante però è il suo secondo perk. Infatti, una volta che avremo fatto tornare 10 colpi nel caricatore, si attiverà un portale temporale da cui verranno sparati ulteriori proiettili. Per intenderci, questo portale funzionerà similmente all'anima d'arco dello stregone, forse con una cadenza un pochino più bassa. Cadenza che però vi ricordo aumenterà con il completamento del catalizzatore. L'arma è abbastanza buona sia in PvP che in PvE. In cagiolo l'arma fa un danno di 36 in testa e di 22 al corpo. Il suo rinculo molto basso e il suo alto impatto ci permettono di usarla comodamente dalle lunghe distanze. Quindi probabilmente accompagnata da un fucile a pompa o ad un'arma da supporto, l'arma si ritrova veramente a essere molto buona. Per quanto riguarda il perk, inizialmente molti erano preoccupati che il crogiollo sarebbe stato dominato da portali che sparano a raffica. Tuttavia questo non si attiva molto spesso, perché vi ricordo che bisogna far tornare nel caricatore 10 colpi precisi. Il che significa fare almeno 2 kill. Una volta attivato però, la sua bassa cadenza ci aiuta sicuramente nei fight, ma allo stesso tempo non ci rende avversari invincibili. Al contrario invece il PvE il perk si attiva molto più spesso, soprattutto per esempio se spariamo ad un boss, che rimane relativamente fermo e quindi colpire in testa non è difficile. Qui una volta attivo il portale ci aiuterà parecchio per quanto riguarda la pulizia, dato che una raffica del portale toglierà circa mezza vita al nemico comune. Inoltre c'è anche da precisare che bassa o alta cadenza che sia, il portale non fa colpi precisi, quindi il danno è relativo. In generale comunque, come ho già detto, l'arma è abbastanza buona sia per quanto riguarda il crogiollo che per quanto riguarda il PvE. Parlando di statistiche generali, come ho già detto, questa ha un rinculo molto basso e un'alta gittata, che accompagnata ad un impatto medio-alto ci permettono di uccidere con due raffiche. Avendo un caricatore da 24 colpi e una cadenza da 340, si potrebbe pensare che forse questo sia un pochino piccolo, ma il tutto viene compensato dal perk che ci permette di far tornare i colpi nel caricatore molto spesso. Quindi detto questo, vi ricordo che il catalizzatore va ancora completato e che quindi nei prossimi giorni potrebbe uscire un video dedicato. Detto questo, io spero che il video vi sia stato utile. Vi invito a iscrivervi se ancora non l'avete fatto, ad attivare la campanellina per rimanere sempre aggiornati sui video in uscita e noi ci vediamo alla prossima. Ciao! Siamo la tua salvezza.